Simo, ma se ho già Facebook, il sito mi serve lo stesso? Ecco, questa domanda, con la declinazione anche se ho già Instagram, me la fate tipo dalle 3 alle 4 volte a settimana. Ha superato, direi, di gran lunga quanto costa un sito web, quello il secco, ma quanto costa un sito web? Anche perché a quello giustamente ho già risposto, anzi non risposto, in un altro video che ti linko qua in alto, e quindi giustamente quella cosa me la chiedete un po' di meno. Questa ancora non ne abbiamo parlato e quindi giustamente è così. Allora ho pensato, invece di rispondervi uno a uno, faccio un video e ve lo dico. Allora, risposta breve, sì, ti serve probabilmente un sito web. La risposta lunga invece è che prima ti devi iscrivere al canale e lasciarmi like al video, altrimenti non vado avanti, non è qui, mi fermo qui. Hai fatto? Bene. Hai attivato la campanella. Bravo. Ecco, la risposta lunga è che se non vuoi lasciare possibilità e soldi sul tavolo, sono tre le cose che ti servono. Un sito web, un social su cui sei veramente influente e un canale YouTube. Questo perché queste tre cose non sono delle alternative l'una all'altra. Quindi la domanda "mi serve un sito anche se ho già Facebook?" ai miei occhi è un po' come dire "ma mi serve il monopattino, ho già il tavolo?" Cioè non c'entra un cazzo, capito? Perché sono due cose che c'entrano, che lavorano insieme, ma non sono alternative l'una dell'altra. E chiunque ti dica il contrario, intanto vedo su Facebook delle sponsorizzate, il sito non ti serve più, quello non ti serve più, quell'altro non ti serve più, o non sa di cosa sta parlando, o in malafede, fidati. Purtroppo funziona così, uno ti vende quello che ha e tutto il resto è inutile e non serve a niente. Ora, siccome invece in questo video, come hai visto anche negli altri, cerco di essere più trasparente possibile e sbattermene le palle di che cosa vendo o non vendo io, ti voglio spiegare perché, secondo me, quello che ti dicevo prima ai suoi fondamenti, ovvero che ti servono tutte queste cose. Il punto è che un sito, un social e un canale YouTube sono tre cose diverse che ti danno opportunità diverse ed intervengono nella fase di acquisizione del cliente in fasi ben diverse fra loro, e nessuna di queste tre può prendere il posto di un'altra. Un social, per esempio, come Instagram o Facebook, TikTok, qualsiasi cosa, non serve a vendere, non è stato concepito per quello, e infatti quello che ti ho sempre detto in tutti i video è che non devi prendere Facebook e cercare di vendere su Facebook. Serve invece per intrattenere relazioni, per avvicinarti ai tuoi utenti, e infatti sono un ottimo modo per costruire il tuo personal brand e avvicinare la gente a te e farla affezionare a te, ma non servono per vendere. L'azione finale, quella di vendita, dove andrai a farla? Indovina un po'? Sul sito web, che ha quella funzione. Un sito web, infatti, oltre ad essere l'unico spazio, anche questo te l'ho detto 50.000 volte, ma fa niente, te lo ripeto ogni volta perché è importante, oltre ad essere l'unico spazio veramente tuo, perché un social non è tuo e un canale YouTube non è tuo, è l'unico spazio che puoi personalizzare veramente al 100% ed è lo spazio in cui andrai a convertire il tuo utente in cliente, ovvero gli andrai a vendere qualcosa, se hai un e-commerce, ti farai richiedere preventivi o qualsiasi cosa. Il punto finale è il sito e non il social. In più, se uno cerca una cosa, dove la cerca? Su Google. Quindi la stessa cosa che tu stai vendendo sui tuoi canali social in maniera meravigliosa, la gente la sta cercando anche su Google. E quindi non avere un sito web ben posizionato su Google per le parole che i tuoi utenti cercano e per le informazioni che i tuoi utenti cercano, sono una buona fetta di mercato che stai perdendo. In quel caso cosa succederà? Che l'utente cerca qualcosa su Google che riguarda i tuoi prodotti o servizi, arriva sul tuo sito, in quel caso probabilmente non comprerà subito, ma ti conoscerà attraverso il tuo sito, finirà sui tuoi social, da lì ti conoscerà, si avvicinerà a te e poi ci tornerà sul tuo sito per comprare. E vedi, sono due cose che lavorano insieme. Un profilo social non lo puoi posizionare su Google e questo è un dato di fatto. E qua arriva la terza cosa, ovvero il canale YouTube. È un gran lavoro da fare, ma avere un canale YouTube ti apre ad altre possibilità ancora. Questo perché YouTube, oltre ad essere una piattaforma video, è un motore di ricerca. La gente, ormai sempre di più, le informazioni le cerca direttamente su YouTube, non le cerca solo su Google. E quindi ancora una volta esserci e posizionare un tuo video quando qualcuno cerca come si fanno le torte in casa, ti dà la possibilità di arrivare anche a tutta quella gente che le tue ricette sulle torte le sta cercando su YouTube. Inoltre, rafforza in maniera potentissima il tuo personal brand, che è una cosa veramente importante. Ormai siamo in una fase in cui la gente non compra da te se non ti conosce, e quindi lavorare sui social appunto e su un canale YouTube possibilmente ti dà la possibilità di esserci ed esserci con la faccia, e la gente questa cosa la apprezza tantissimo.
Quindi il punto è che avere un canale, avere un sito, avere un social non sono alternative l'uno all'altro, non è quale faccio di questi. Sono cose che lavorano insieme. Ora, capisco che il canale YouTube probabilmente da portare avanti sia una cosa molto più impegnativa e quindi diciamo che fra le tre è quelle che metto un pelino più in secondo piano. Non per importanza, ma perché mi rendo conto che sia piuttosto impegnativo da mantenere e da portare avanti. Ma costruire un funnel che parta dal tuo sito o parta dai social e in maniera trasversale porti gli utenti ad acquistare attraverso il tuo sito, questo è necessario. Un sito web ben posizionato su Google, non un sito inutile, perché altrimenti ne sono d'accordo anch'io con i vari fuffa marketer che il sito fatto con Wix da tuo cugino, con zero parole posizionate sui motori di ricerca e con 9 pagine su 10 morte che non convertono niente, non serve a niente, ok, quello sono d'accordo, ma quello non è un sito web, quello è una schifezza. Per costruire un business, non per giocare, secondo me almeno queste prime due cose sono fondamentali e ti consiglio di cominciare già a pensare al discorso del canale YouTube. Perché i video non sono il media di domani, sono il media di oggi ormai. E quindi anche quello, secondo me, ti serve. Questo secondo me è il trittico per essere coperto al 100%. E attenzione che, come ti dicevo prima, non si parla di averli tanto per averli, ma avere un sito che funziona e fa il suo lavoro al 100%. Un social in cui sei veramente influente, in cui hai della gente che ti segue e che ti rispetta e che si fida di te. E un canale che ovviamente con delle visite, altrimenti non serve a niente. E con questo direi che ho detto tutto. Se hai dubbi, domande o vuoi aggiungere qualcosa che mi sono dimenticato, scrivilo qua sotto nei commenti. E niente, direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!